Buongiorno, eccoci oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi il professor Francesco Benzo, collegato da Albenga. Il professore è un docente universitario, docente di neuroscienze cognitive e direttore scientifico di Virtualmente, un centro di Palermo collegato con lui. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Tutto Come va? Tutto a posto dal nord? non ci lamentiamo, siamo. Bene, bene. Allora, tanto per stemperare un attimo, oggi parliamo di queste neuroscienze cognitive e siamo curiosi di sapere che cos'è il metodo Benzo che lei ha realizzato. Ma questo metodo che ha preso il mio nome, dico che mi imbarazza anche un po' perché non mi piace nemmeno essere sui social, quindi immaginate adesso che mi dite, anche perché penso che un uomo di scienza più che altro deve essere chiuso nei laboratori e nei suoi studi. Comunque, il metodo ha preso anche un po' campo in vari aspetti perché più che altro, non tanto perché noi l'abbiamo proposto, ma quanto perché ogni volta che l'abbiamo applicato, poi diciamo che la base che l'ha utilizzato lo richiedeva sempre di più, e questo mi ha indotto poi a dare un nome a questi processi che io ho studiato per parecchi anni, che mettono insieme gli aspetti attentivi, anche poco noti, mettono insieme gli aspetti degli apprendimenti. E mettendo insieme questi aspetti, tenendo anche conto dell'importanza, della motivazione, delle emozioni positive, abbiamo creato dei processi, delle procedure con dei materiali, i quali, come dico sempre, sono i meno importanti, no? Quasi tutti ci chiedono i materiali, ma la cosa più importante è conoscere i modelli che le neuroscienze hanno pubblicato. E che noi stessi abbiamo anche sperimentato con nostre sperimentazioni particolari, i modelli che sorreggono il metodo, perché conoscendo il modello puoi applicare, puoi anche inventarti tu il materiale, non c'è bisogno di comprare queste scatole che praticamente poi a seconda degli individui non sono adatte o meno adatte. Quindi il metodo praticamente risale da questi aspetti in letteratura, dove si è scoperto che se non si attivano determinate aree e non si hanno dei benefici negli apprendimenti, nell'abilitazione, nella riabilitazione anche degli anziani del trauma cranico. E la cosa che abbiamo fatto è vedere come attivarle e come misurarle, e quindi abbiamo una ampia batteria di strumenti di misura per l'attenzione, che credo sia anche abbastanza unica a livello nazionale, e delle strategie che abbiamo studiato, conoscendo appunto l'attenzione e le funzioni attentive esecutive, per poter non solo misurare, ma elicitare questi stati che permettono maggiore incisività quando si fanno abilitazioni, eccetera. Quindi l'applicazione si allarga al mondo della scuola. E si allarga anche, devo dire, in questo periodo che sto anche tenendo qualche congresso per il CONI, eccetera, si sta allargando anche parecchio nel mondo dello sport. Bene, professore, io volevo un po' addentrarci, no? su questa patologia e magari fare degli esempi. Leggevo, ecco, ad esempio, ipotizziamo una famiglia che ha un bambino di 10-15 anni e nota magari delle cose sull'apprendimento un pochino strane, del tipo. Faccio un esempio, così potrebbe anche essere sbagliato, lei mi corregga. Il bambino non riesce ad allacciarsi le scarpe o non riesce a fare delle cose che magari un altro bambino della stessa età riesce a fare molto meglio. Ecco, in questo caso è già un preallarme? Sì, nel senso che
noi abbiamo trovato quanto anche, chiamiamo l'abilità motoria, che può essere nella norma, sia molto collegata con questi circuiti che poi sorreggono anche gli apprendimenti. E questo un po' anche in letteratura c'era già, non è che abbiamo, però era, come dire, una letteratura minoritaria e poco ascoltata. Quando noi abbiamo visto che, anche con sperimentazioni nostre, devo dire, che l'attività motoria, per esempio, è complessa, però, complessa, non l'attività motoria, quella che ossigena, il cervello fa bene comunque, che sia chiaro, molto bene, però l'attività motoria complessa attiva gli stessi circuiti, per esempio, che servono anche alla comprensione del testo e al problem solving. E questo ci ha aperto un mondo perché noi suggeriamo non solo delle attività cognitive per questi bambini, che magari a parte allacciarsi le scarpe, possono essere anche quelli che poi hanno difficoltà in lettura, comprensione del testo, problem solving, eccetera. Noi aggiungiamo ai trattamenti cognitivi anche delle attività motorie complesse e quindi questo, come dire, è un punto di forza perché stiamo riuscendo anche adesso a, come dire, a cambiare i trattamenti cognitivi, che è più di 20 anni che facciamo e ne sappiamo anche molte virgole che vengono fuori con l'esperienza che, come a dire, mettersi a fare un trattamento tout court immediatamente non è così semplice, anche gli operatori stessi vanno formati, vanno allenati sull'empatia e dicevo, attraverso questi nuovi aspetti dell'importanza dell'attività motoria complessa stiamo traducendo tutti i nostri trattamenti cognitivi in attività motoria, cioè fanno la stessa cosa che facevano alla scrivania, la fanno muovendosi e questo viene molto, molto più efficace soprattutto per quei bambini che non riescono a stare nel banco e quindi che hanno difficoltà a stare in uno studio a fare questi trattamenti carta e matita o col computer o altre cose, dove noi gli abbiamo fatto questa traduzione motoria dove c'è la possibilità di muoversi mentre si allenano questi circuiti, che poi saranno, come dire, utili a secondo della patologia. Quindi se poi c'è una difficoltà di lettura, si farà anche il trattamento sulla lettura in parallelo, ma se non si rinforzano questi circuiti, i trattamenti stessi hanno meno efficacia. Non dimenticandolo, ripeto, l'empatia dell'operatore che noi stiamo allenando anche con tecniche tipo mindfulness, eccetera. Bene, professore, ad esempio, in Sicilia c'è il centro studi per l'apprendimento virtualmente collegato con lei. Ci parla un po' di questo centro? Sì, io ne parlo proprio dal mio punto di vista, nel Certo. senso che una delle grosse difficoltà che abbiamo avuto quando ci dicevano che il trattamento funziona, però il problema è poterlo somministrare in modo coerente e costante, e quindi quando non funziona è perché o l'operatore non è attento, perché bisogna stare molto attenti che il soggetto non vada in automatismo, cosa che è poco nota questa. Ma lo sanno bene, per esempio, tutti i grandi allenatori sportivi, i coreografi, eccetera, quando insegnano le arti, che creano sempre dei compiti che concentrano di più l'attenzione, senza lasciare l'automatismo che è poi deconcentrazione alla fine, no? Bene, detto questo, perché il centro per me è diventato un punto importante, ho accettato la supervisione. Per questi motivi, perché questi bambini non potevano permettersi dei trattamenti intensivi, dicevo coerenti, coerenti vuol dire che rispettano il modello e quindi bisogna conoscere i modelli, eccetera.
Il centro si è formato con degli operatori che hanno studiato i modelli. Il centro si è formato come accoglienza dopo la scuola, che questo era un po' il mio sogno, di trovare dei centri dove se il bambino va a fare i compiti, trova anche, se ha delle difficoltà, perché ci sono delle patologie in atto, trova anche degli operatori che lo stimolano secondo un certo trattamento per migliorare quell'aspetto e quindi arrivare ad avere quella che poi può essere autonomia, autoefficacia nel tempo, perché se continua ad avere sempre l'aspetto che lo limita, deve essere sempre aiutato, deve sempre appoggiarsi a qualcuno, eccetera, eccetera. Quindi avere un centro che praticamente crea quello che io ho teorizzato da tempo, tipo possibilità del trattamento in modo coerente e costante, possibilità di un doposcuola che possa supportare l'attuale debolezza del soggetto e in più ancora, e non manca, possibilità di avere delle attività motorie, psicomotorie, eccetera, che è il discorso che facevo prima sul movimento, che mi tengano allenato il soggetto in questi circuiti con delle attività più piacevoli e meno, come dire, meno da scrivania. Quindi posso dire che prima di accettare come dire, la direzione scientifica ho valutato e ho visto questi operatori che hanno studiato, si sono specializzati. Hanno dato dei riscontri molto positivi per quanto riguarda anche i risultati, che noi abbiamo dei risultati anche sulla dislessia, sui soggetti anziani con MCI, abbiamo dei risultati alla PET presi dopo 4 mesi dei nostri trattamenti. Si nota che la PET di questi soggetti anziani, con un gruppo di controllo che non muove niente, la PET cerebrale, fa vedere che ci sono numerosissime attivazioni, soprattutto nelle aree che noi misuriamo e pensiamo di dover trattare perché sono le più importanti per l'attenzione, la memoria e quindi per le varie abilità. Quindi la domanda a chi sono applicati i modelli cognitivi che proponete un po' ha già risposto, nel senso che partiamo dai bambini per arrivare all'anziano. Certamente. O sbaglio? Sì, nel senso che io, diciamo, i primi tempi che mi trovavo, dico la verità, un po' sperso perché cercavo come lavoro, mi dicevano tu fai il neuropsicologo e oltre a insegnare devi fare anche della clinica. E quando facevo la clinica mi trovavo sperso perché avevo dei traumi cranici in quel periodo lì. E cercavo in letteratura, ma non trovavo abbastanza per smuovere certe situazioni. E quindi ho cominciato di lì questi studi che poi sono arrivati a creare quello che vi dicevo, un procedimento che ovviamente si adatta diversamente a seconda del tipo di patologia o quelle dell'età evolutiva, come che io non chiamerei nemmeno patologie, sono solo differenze di proprio differenze di comportamento cerebrale, diciamo, ma non sono patologie, dislessie e altri disturbi attinenti. Però sono, come dire, mettono in atto delle difficoltà anche sociali che bisogna affrontare e noi cerchiamo di affrontarle potenziando l'individuo e cercando di, come dire, di ovattare attorno a lui la difficoltà, ma non solo quello, perché se non lo potenzi non arrivi poi all'autonomia. E quindi siamo partiti appunto da questi aspetti, che poi erano anche alcune malattie neurodegenerative, come può essere, parliamo di Parkinson, di Alzheimer, e i nostri trattamenti sono presi anche in considerazione da alcuni su questi aspetti, anche i nostri studi, devo dire. Ma ci si accorge che
adattandoli all'individuo, e l'adattamento è la cosa più importante. Non si fa un trattamento a pacchetto chiuso sull'individuo X, bisogna impiegare dei giorni per tararlo su quell'individuo, questo fa parte proprio del metodo, e utilizzando delle tecniche di attivazione attentiva. Non si può fare un trattamento su un individuo che lo subisce e sta pensando ad altro, ma bisogna portarlo nel set, può essere dentro. Non si può motivare un individuo con le tecniche di motivazione fredde e prettamente psicologiche, ma si riesce a motivare veramente un individuo quando nasce un rapporto empatico, e allora ci si muove in due nella stessa direzione. E quando ci sono tutti questi aspetti che noi richiediamo ai nostri trainer, e chi più e chi meno cerca di farli perché non è semplice, quando ci sono tutti questi aspetti si vedono dei risultati, e quindi si vedono anche sia a livello appunto del trauma cranico, qui parliamo veramente di patologia, ma si vedono, e l'abbiamo visti pubblicati a livello di PET e quindi su malattie degenerative, perché erano soggetti cosiddetti MCI, mild cognitive impairment, cioè quei soggetti che cominciano a perdere la memoria, amnesici appunto, e si vedono in questo caso però è sempre il livello di miglioramento che si va a cercare, del tipo ci sono dei livelli di miglioramento che ti portano a un'autonomia, ci sono dei livelli di miglioramento che partono da condizioni così gravi, così degenerative, che ti portano a un miglioramento solo della qualità della vita, dell'allungamento della lucidità, diciamo così. Quindi non è che il trattamento si guarisce da certi tipi di malattie, ma il trattamento può favorire questi aspetti. E così col mondo dello sport, dove però devo dire che ho visto molti coach molto preparati che hanno parecchia di questa filosofia che noi portiamo di interrompere gli automatismi, di tarare sul soggetto, di creare sempre l'attivazione di queste aree importanti per l'apprendimento, eccetera, eccetera. Quindi devo dire che io ho imparato anche parecchio, guardando dal mondo dello sport e delle arti, quello che si sapeva già da centinaia di anni, ma che le neuroscienze hanno cominciato a spiegare solo da un decennio. Professore, molto interessante quello che lei dice. Ci fa anche piacere il fatto di avere questo centro virtualmente, averlo a Palermo, perché sicuramente il Sud ha anche bisogno di eccellenze in questo settore. Noi la ringraziamo, professore Benzo, e la invitiamo formalmente a partecipare a un'altra puntata per specificare ancora meglio cosa sono le neuroscienze cognitive e cosa si può ottenere. Quindi ringraziamo il professore Francesco Benzo, docente di neuroscienze cognitive e direttore scientifico di Virtualmente, Centro Studi per l'Apprendimento di Palermo. Grazie professore. Grazie a voi, buona giornata a tutti.